Hai avuto i complimenti in diretta dal mister, come rispondi? Vabbè, sono contento. Non partivo da titolare da un sacco di tempo, quindi sono contento della mia prestazione, penso di aver dato delle ottime risposte e aver dimostrato al mister che può contare su di me. La sfortuna oggi ha giocato una... La sfortuna oggi è stata molta, tra traverse, regni, occasioni mancate. Purtroppo ci è mancato solo quello, perché la prestazione è stata ottima. E quindi niente, ripartiamo dalla prestazione, dobbiamo solo cercare di migliorare in zona gol. Ci spieghi un attimo cosa ti ha chiesto il mister, cioè nell'interpretare il formula, più terzo, cioè più centrale, più esterno? Sì, partivo centro-sinistra, quindi ero diciamo più bloccato. Mi ha dato licenza di sganciarmi a volte, però io di partenza ero centro-sinistra, quindi non potevo farlo in maniera continua. Poi al secondo tempo, con l'ingresso anche di Mirko, quando ci siamo cambiati, siamo passati a 4, comunque ho avuto più libertà di avanzare, però al primo tempo ero più bloccato per il fatto di essere il terzo centrale. Ma qui a fine campionato i tuoi obiettivi? Quello di mantenere la maglia da titolare, immagino, ma anche a livello di squadra. Sicuramente a personali mantenere la maglia da titolare farebbe piacere, certamente. Io penso di aver dato delle ottime risposte, poi sarà il mister a scegliere. E per quanto riguarda gli obiettivi di squadra, sicuramente ora dobbiamo pensare a una salvezza tranquilla, perché molti pareggi di queste ultime partite hanno un po' rallentato la nostra corsa, mentre sotto ci sono squadre che comunque avanzano, quindi la prima cosa dobbiamo pensare a guadagnarci questa salvezza, poi si vedrà se ancora riusciremo ad agganciarci a un treno playoff o qualcosa in più della salvezza, si vedrà più avanti, però pensiamo partita per partita. So così, neanche oggi è mancato quel pizzico di fortuna e di bravura da parte nostra per far gol. Purtroppo è un peccato, perché comunque anche oggi abbiamo fatto secondo me una buona prestazione. Purtroppo abbiamo portato solo un punto a casa, e questo è il nostro dispiacere, purtroppo. Si pensa ormai più a una salvezza tranquilla? Sì, sicuramente. Noi dobbiamo pensare prima a fare i punti per la salvezza. Come ho sempre detto, noi pensiamo partita dopo partita, quindi cerchiamo di vincere ogni partita che viene, poi vediamo che succede. Il nuovo compagno di difesa come l'hai visto? Sì. No, si è comportato molto bene, circa, anche se era un ruolo che magari per lui non l'aveva mai fatto, quindi magari essendo più un terzino di ruolo ha fatto il quinto, quindi si è comportato molto bene, perché comunque è un ragazzo che si applica molto, molto intelligente, quindi bravo tecnicamente, quindi lo sapevo che era affidabile. Dal punto di vista invece tuo personale, è la tua miglior prestazione quella di oggi, sei d'accordo? Non lo so, può darsi, non lo so. Forse voi vedete meglio da fuori, però può darsi, non lo so. Mi dispiace per forte, per i rischi. Sì, ovviamente mi dispiace, comunque è un ragazzo che dà l'anima. Dà l'anima da tutti i giorni in allenamento ed è lui che il primo ci sta male, perché e comunque un attaccante quando gli levi il gol penso che tutti stanno male, lui è uno di questi, però non gli si può rimproverare niente, perché comunque è uno, ripeto, che dall'anima lotta ci dà una grossa mano, è purtroppo un periodo così per lui, spero con tutto il cuore che si metta prima possibile per lui questo periodo nero. L'ho chiesto anche prima al mister, quando prendi un palo, una traversa e non si vince, è l'immagine di una stagione molto particolare. Sì, è proprio così. La stagione altalenante, alti e bassi, dove magari facciamo partite buone, meno buone, pessime, e magari in casa siamo più continui, più forti ovviamente, perché questi sono i numeri. Ed è un peccato, perché con tutto quello che abbiamo visto, le squadre che abbiamo affrontato, è un peccato. Potremmo magari anche a livello di classifica stare un po' meglio, però se stiamo qui ci sono i perché,
quindi andiamo a migliorare, magari come stavamo parlando prima, dare una mano comunque agli attaccanti a far gol, perché non è il problema è solo gli attaccanti, ci dobbiamo dare una grossa mano a noi come squadra ad arrivare a mettere in condizione gli attaccanti di far gol, quindi dobbiamo migliorare anche sotto questo punto di vista. Adesso si torna in trasferta, Arezzo come la vedi? Arezzo è una grande piazza, una grande squadra e sappiamo che sicuramente non sarà una partita facile, quindi ci dobbiamo andare con lo spirito giusto, sennò facciamo figurarci come in passato, quindi dobbiamo preparare questa partita nel miglior modo per, ripeto, per fare una bella figura lì ad Arezzo e per magari portare tutti a casa. Forse il livello quest'anno è un po' calato, hai un po' di rammarico anche per questo senso, anche in tal senso magari vedendo... Sì, bravo, sì. Rispetto all'anno scorso, insomma, anche secondo me il livello si è molto, molto abbassato, verso la parte centrale e il basso, e quindi come dicevi tu, questo è il rammarico, è un peccato magari non poter sfruttare queste occasioni che ti capitano, è un peccato davvero. Però, ripeto, ci siamo in questo posto, c'è un perché. Quindi ci dobbiamo imboccare le maniche e fare più presto i punti per la salvezza, prima di tutto. Poi vediamo che succede fino alla fine.